Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo video perché vi ho portato il mio nuovo mazzetto. Vabbè, ma ci Non vuole ci vuole, l'impatto, no. e Lo non c'è. facciamo con l'editor. O fai soltanto il volume. Lo fai piano. Allora, il deck che vi porto, che figo, è uno dei Pokémon più belli che sono usciti nella nuova espansione. Executor Jeez. È un alleato. Si vede? I due Pokémon. Ha detto provo a farlo vedere io perché. Sono due Pokémon solo. Executor e oh, Rowlet. Si E si vede? vede un po', poi non va a fuoco. Eccolo, eccolo. Ok, e poi non va a fuoco, non già fa. Ok, qual è? Il deck è quello, sì, è basato su di lui. È un deck molto, come si può dire, difensivo. Sì, è molto difensivo. Oh, che cosa fa Rowlet Exeggutor alleati? Ha 270 di vita, senza carta energia. Fa un attacco favoloso. Possiamo scegliere uno dei nostri Pokémon in panchina e devolverli Erba, erba. erba, Pokémon erba, cercare l'evoluzione del Pokémon che bersagliamo, per dire lui, che Che designiamo per un bersaglio. designiamo per un bersaglio, È e ineluttabile. cerchiamo la sua evoluzione. Se non mettiamo il fase 1, potremmo andare a cercare anche il fase 2. Tutto questo con un attacco. Senza energie. Senza Non per niente energie. si chiama crescita strepitosa. Fortissima. Con tre carte energia fa quello che serve al deck, cioè 150 danni e in più cura sicura di 30 danni. E poi ora tropicale che faceva? Con tre carte energia 200 danni e se abbiamo tre carte energia extra, l'avversario mischia tutte le carte energia segnate sui Pokémon nel mazzo. Fortissimo, anche se noi il deck è basato sull'attacco GX normale o sull'attacco uragano riposante. Vabbè, visto che vi ho già spiegato Livanni, Le sì. Vanni, allora, i primi due hanno la stessa abilità. Oh, vabbè, il base subisce 10 danni in meno. La prima evoluzione subisce questo Pokémon subisce 30 danni in meno, mentre il fase 2 ha Tessimanto. I tuoi Pokémon erba subiscono 40 danni in meno dagli attacchi del tuo avversario. Da panchina già fa subire 40 danni in meno al nostro, diciamo, al nostro Exeggutor. 4 Shiny che ogni turno, una volta per turno, possiamo curare il nostro Pokémon d'erba di 20 danni. Poi, Cherubi e Sherrim, che leva la debolezza ai nostri Pokémon d'erba. Che vuol dire? Che con loro ci potrò curare fino a 80 danni, con lei. Prendiamo 40 danni in meno. Poi, se ci aggiungiamo un elmo a scelta che fa subire 30 danni in meno dagli attacchi delle GX o EX, le gran pozioni che cura di 50 danni un Pokémon GX, Gardenia che cura di 80 danni, sì, 80, un nostro Pokémon d'erba. No, è un Pokémon che abbia dell'energia erba. Poi Ah, che abbia energia erba, è ok. ancora più forte in alto. 4 infusi d'erba, scusate però. Ci deve arrivare il quarto, però c'è un reverse che può valere per due. Che se ne utilizziamo uno, leviamo una condizione speciale, ne potremmo usare due insieme alla volta e curiamo il nostro Poco di 90 danni e gli leviamo tutte le condizioni speciali che ha addosso il nostro Pokémon. Perciò, come abbiamo visto, tanta roba per salvaguardare il nostro Exeggutor mentre si carica.
Tenta tutto. Troppo. Diciamo che la panchina ideale sono tre scemi, un Ivani e un Cherubi. Un Cherry. C'è Sì, tutto. allora, diciamo due executor si Oh, dovrebbero un ex avere. aiutor in più Sì, e per magari caricarlo. uno scemino in meno, tanto. Io però, sì, vabbè, Sherim serve contro il fuoco. Sì, Sì, beh, sai che non ovviamente c'è il sì, fuoco, parliamo sì. della Io partita contro il fuoco. ci ho messo invece del quarto executor, ci ho voluto mettere attach di Feromosa. Perché Feromosa, uno fa, vabbè, un attacco forte, 30 danni al Pokémon attivo e 30 danni a uno in panchina. O altrimenti con 3 carte energia fa 190 danni. E in più l'Ultra Zardo che con una carta energia fa 50 danni. Però se il Pokémon viene colpito e affondato con questo attacco, noi peschiamo una carta premio in più. Come? Se abbiamo. Sì? Se abbiamo invece. Quante ne Ah sono? sì, no, 1000, quant'era? No, 7 energia extra. Però. Se abbiamo 8 carte energia in totale, peschiamo 3 carte premi in più. Perciò se shottiamo un alleato con 50 danni. Basterebbe che ristampino uno. Di... No, Venusaur. Una carta con la stessa abilità di Ah Venusaur. sì. Foresta 3. Vediamo. Non Foresta. ricordo. Una cosa del genere. Oh, Comunque, rigoglioso. se ristampano una carta del genere. 4 Coach. Questo mazzo diventa un po' troppo forte. 4 Camilla. Una telepath, un'analisi build forte perché guardiamo le prime 7 carte, possiamo aggiungere due carte allenatore a nostra scelta. L'unico diciamo attributo che tiene una ball. Perciò mandiamo 4 rete ball e 3 comunicazioni Pokémon per cercare i nostri Pokémon. Ah, ci siamo scordati anche della foresta vita per guarire e elevare le condizioni speciali. E il bosco smeraldo per cercare le carte energia, scartando uno. Ovviamente arrivato a questo punto, mettere le carte prismatiche stadio, se messe nel momento giusto, puoi dire è finita la partita. E 10 carte energia. Perché noi dovremmo caricare almeno 3 volte i nostri Exeggdor o Feromosa. Wow, il deco è veramente figo, però è rompiscatole a manetta. Cioè, sei i primi 2-3 turni, finché non attacca Exeggdor che velocizza un attimo la partita, diventa solo guarire, 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 assegnare energia, guarire, 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 assegnare energia, poi attaccare con l'attacco di guarisci di 30 inizi a fare tutto il resto. Bella Coach in questi tipi di mazzi perché ci fa pescare 4 carte che non sono male se abbiamo l'alleato come Pokémon attivo, perché a noi arriviamo a un certo punto che non ci conviene più rimischiare carte che abbiamo in mano, ma le dobbiamo accumulare. Bisogna giocare al momento giusto, quindi. Sì, bello. No, è un bel deck, lo volevo montare. Secondo me ne troveremo qualche versione anche al mondiale. Secondo me, dobbiamo vedere se anche se ci sono tanti fuoco. Però senza Kuzma è difficile levare Sherry. E qual è il problema? Che ora non c'è Guzman, quindi non hai il pieno controllo della No. partita. E dici, vabbè, la cambio, lì levo la Perché strategia. molte No. partite sono Molte finite. volte le persone ti magari gli fai per dire la fune di fuga anche se è uscita. Se Sì. no ti mette share, se lo fa uccidere mette un altro. Non è un problema, anche perché poi ho detto si accumulano le carte, Sì, quindi sì, sì. ce l'hai sempre in mano quello che ti serve. Grossissimo. È un po' complication. Vabbè, poi andremo a vedere. E niente, Sai chi raga. può farlo Vai. male? Dica. In realtà Blacephalon. Che Blacephalon può fare il danno diretto, qualsiasi esso sia, fa il danno grosso, a Ok, prescindere. sì. Ma quello in realtà è contro proprio gli alleati, è fortissimo perché Sì, riesce, sì, sì. può shottare E chiunque. là, in teoria, si monterà Sceptile. Io in questa versione non l'ho voluta montare. Quella Growlithe, oh, Grovyle, Tricheco, sì, Tricheco, Trico. Trico, Grovyle e Sceptile. Growlithe è forte perché c'ha l'abilità che ci fa cercare un Pokémon erba ogni turno. Invece Sceptile ci fa diventare i nostri Pokémon erba immuni alle ultra creature. Quindi a Blacephalon, a Naganadel, a Naganadel Sì. GX, eccetera, eccetera. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Like al video se vi è piaciuto. Anche se non vi è piaciuto, poi iscrivetevi al canale, commentate
con il vostro pensiero, suggerimenti, critiche o altro e richiedete il vostro deck. Per cosa, Vai. giusto l'ultima, per cosa la metteresti nel caso? Perché magari chi si vuole montare quella versione per levarsi tutte creature? Bazvo? Qualcuno? Sì. Anche come tech, cioè quindi magari anche solo cioè i tre fase. Anche se poi è difficile giocare in fase da. È difficile, perché poi tu lo devi fare con lo sai. Io allora che cosa? No, l'avevo montata all'inizio, però poi mi sono trovato costretto perché ho le carte quasi contate. Leverai un telepatto, un Buzzwall, una comunicazione, perché alla fine poi grazie a lui andiamo a cercare tutta la catena e al massimo rischierei conoscere E ci metti un dito e. un trico, Ah, e uno puoi mettere. e uno. Pure la carta energia l'abbiamo È per avere comprata. sì un po'. Per fare una versione Sì, più con controllata verso l'ultra due creature. trico, due sceptile. Perché in realtà è l'unico mazzo che ti può devastare in un secondo. Sì, Perché due poi è trico, Blasefano. due Growlithe e uno Può sceptile. farlo già i primi turni l'attacco grosso Sì, Blasefano. Quindi. forte. Per non parlare del fatto che se non riusciva a mettere Cerim all'inizio è pure in vantaggio, quindi. Un vantaggio di tipo. Quindi è proprio devastante il Oh, Blasef. ma ci voleva un Gardenia. Più o meno queste sono le carte che forse ci posso levare. Angelo, Sherry me lo leverei. Queste 5, se proprio E vogliamo mettere. giostrarsi bene il. Sì. Tanto alla fine, come ce ne può essere una nei premi, ci possono essere pure due. Sì, esatto. Non cambia niente. Perciò, senza Con la esagerare, fortuna che due c'hanno alcuni. mitica. Io voglio essere un pallo proprio. Grazie a tutti per la visione, raga. Ci vediamo al prossimo video. Aspetta, no, devo chiudere con lui che è troppo bello. Ci Ormai sa. si vede un brufolo là. Al prossimo video, ciao!